Volevo fare solo una cosa per spiegare i problemi che ci sono stati logistici, ma soprattutto per ringraziare appunto anche Alessandro stesso, che è una voce fuori dal coro, perché senza di lui nei media non ci sarebbe, dalla parte politica intendo chiaramente, un cittadino attivo. Adesso poi Alessandro ha più capacità e modalità di interpretare anche ruoli diversi, quindi come è stato appunto anche con Nicola stesso, da Presidente della Commissione Antimafia, che ringrazio di essere riuscito a venire qui all'ultimo minuto praticamente perché aveva anche altri impegni. Ringrazio chiaramente anche le forze dell'ordine che hanno subito colto l'invito di essere presenti, come è stato oggi. Questo è il quarto evento di una giornata, perché oggi nasce un'associazione importante, significativa, che si ispira, detto fuori dai denti, anche ad Alessandro, che si chiama Sulla Testa. Oggi nasce con questa serie di eventi per dimostrare anche che le persone per bene, come quelle che vedete davanti a voi, devono essere quotidianamente sostenute. Quindi, oltre a questo evento, ovunque loro presenziano, non solo nei media, o saranno presenti, ripeto, il significato dell'evento stesso è questo: il fatto che voi non siete solo qui a farvi intrattenere e ascoltare le cose di valore, gli argomenti di valore che possono darvi e dirvi, ma soprattutto per dimostrare la fisica vicinanza a persone che volutamente sono isolate o spesso comunque denigrate, attaccate in modo sottile, come si muovono le serpi dietro le spalle, soprattutto. Appunto, attaccano persone che poi sono o voci fuori dal coro o ribelli o che appunto hanno sulla testa, appunto. Quindi passo la parola ad Alessandro, intanto, grazie, grazie ancora. Buonasera a tutti. Scusate il ritardo, non è colpa mia, ma è colpa del consigliere Cicirillo che mi ha lasciato da solo alla stazione centrale. Io chiamavo, sono qui, come Renato Pozzetto, c'è un film che rimane ore, io uguale, nessuno mi si è filato, vedete quanto conto. Esatto, e sono davvero contento, come sempre gli eventi che organizza Luigi con personalità così importanti hanno un grande successo. È bello vedere così tante persone, fondamentalmente non in campagna elettorale, anche al di fuori appunto di iniziative durante le quali fondamentalmente si chiedono voti. Ho sempre ritenuto che si possa fare politica anche al di fuori delle istituzioni, che si possano fare delle battaglie civiche in favore della legalità, anche se non si è politici, anche a favore della legalità, anche se non si è politici, ma normalmente si è procuratori importanti come il dottor Gratteri. Io la prima volta che ascoltai parlare bene del dottor Gratteri fu qualche settimana prima, qualche giorno prima della fiducia da dare al governo Renzi, dopo che appunto Renzi fece l'OPA sul PD e disse a quell'altro genio di Letta: stai sereno. Tra l'altro sto rivedendo alcune, sto rileggendo alcune dichiarazioni di Letta anche rispetto alle sanzioni che stanno funzionando, alla strategia sulla guerra in Ucraina, perché sono dannatamente preoccupato della strategia europea, sono preoccupatissimo del futuro stesso dell'Europa, ancora di più chiaramente dell'Ucraina. Infatti mi piaceva anche ascoltare dal dottor Gratteri informazioni relative a dove finiscono determinate armi, perché io ascoltai alcune sue interviste anche al riguardo. Appunto sentì parlare bene al dottor Gratteri e qualcuno si stupì anche della possibilità che il dottor Gratteri divenisse ministro della giustizia, perché il suo nome venne fatto fondamentalmente. Io poi quello che dico anche nelle riunioni più carbonare come queste è la stessa identica cosa che dico in televisione avanti a milioni di persone. Quindi qualche settimana fa, un paio di settimane fa da Floris ho avuto la possibilità di conoscere per la prima volta personalmente il dottor Gratteri. Ho detto davanti a tutti una verità, ovvero che è stato il presidente Napolitano a non volere Gratteri ministro della giustizia. Io mi domando ancora per quale ragione un procuratore così importante, per quale ragione, nel caso ce lo dirà Nicola, il dottor Gratteri è un signore, ma è un signore che parla. Probabilmente in un certo senso mi dispiace, dottore, da cittadino di non averla avuta ministro, da parlamentare mi avrebbe comunque imbarazzato dover comunque votare no alla fiducia a quel governo, perché avrei votato no nonostante l'eventuale presenza del dottor Gratteri. È evidente che oggi come oggi, se ci fate caso, le battaglie a favore della legalità stanno un po' uscendo fuori da radar, come se
una moda che anche grazie al Movimento 5 Stelle riuscimmo a diffondere, appunto, la moda dell'onestà, della legalità, anche dell'onestà intellettuale, non soltanto dell'onestà tout court, della lotta alla mafia, della controinformazione, della storia, della gestione di potere, delle lotte di potere legate agli attentati stragisti in Italia, tante cose che portammo avanti. Ricordo che con il Movimento 5 Stelle portammo il dottor Di Matteo per la prima volta in Parlamento, proiettammo il film sulla trattativa, anche in quell'occasione invitammo Napolitano e altri, Mancino anche, però non vennero ad assistere alla proiezione. Oggi, complice la crisi economica e sociale, che poi è indissubile, del tutto legata alle questioni anche di legalità e di giustizia, se ci pensate, quanto costa la corruzione in Italia, quanto costano le opere pubbliche, ma in virtù di una serie di problematiche che viviamo sulla nostra pelle, il post-Covid, la crisi economica e sociale, la crisi internazionale, come se tematiche legate appunto alla giustizia fossero uscite di scena. Comunque sono meno sotto i riflettori rispetto agli anni del berlusconismo ruggente, forse perché si reputa erroneamente che soltanto quella modus operandi fosse un ostacolo appunto alla legalità. La stessa questione che riguarda il conflitto di interessi, che è anche legato al tema della corruzione, no? Un errore enorme è pensare che il conflitto di interessi abbia riguardato soltanto Berlusconi e non tanti altri uomini di potere. Questi sono errori molto molto gravi che purtroppo stiamo pagando anche in virtù dell'assenza di forze politiche che si stanno dedicando così tanto appunto fondamentalmente all'approvazione di una legge sul conflitto di interessi. Ecco, oggi la situazione per me è più grave. Poi non so quel che farà il ministro della giustizia Nordio, che ogni giorno smentisce se stesso, che ha fatto una serie di gaffe enormi, ha pestato come dire, qualcosa che non avrebbe dovuto pestare, quando giorni fa ha osato dire che appunto i mafiosi non utilizzano il cellulare, quindi è inutile intercettarli, perché tanto sanno che esistono i Trojan, sanno che esistono i microfoni direzionali, tutte queste scemenze. Io ricordavo un'intervista di Borsellino qualche giorno prima che venne poi assassinato Giovanni Falcone, a Capaci, parlare appunto di un'intercettazione che aveva scoperto poi alcuni traffici legati a Vittorio Mangano, ospitato non lontano da qui a casa Berlusconi. Quindi già allora le intercettazioni servivano per l'indagine di mafia. Chissà quanto ci può dire dello strumento delle intercettazioni il dottor Gratteri, ma qualche giorno fa, a seguito di quell'arresto comunque strano in un certo senso, vero da parte delle forze dell'ordine e degli inquirenti, poi io ho sempre la sensazione che abbia Matteo Messina Denaro un po' abbassato la soglia di sicurezza, perché chissà, come dice il dottor Scarpinato, non si lasciato prendere in un certo senso. Comunque quell'arresto, quell'indagine è stata fatta anche grazie alle intercettazioni. Quello che mi sconvolge del tema intercettazioni è che non è vero che riguarda il tema della presunta del garantismo peloso, poi sia così sentito dalla maggior parte della pubblica opinione. Non è vero. Quanti sono i casi appunto di persone che senz'altro è capitato che sono state colpite magari da atteggiamenti sbagliati, appunto da pubblicazione delle intercettazioni, persone comuni, diciamo in questo modo, pochissime. Anche rispetto ai casi, agli errori della giustizia, spesso e volentieri si sentono fatti del passato, tragedie del passato, esempi del passato, ma quanto è sentita veramente da parte nostra, di noi cittadini, la tematica delle intercettazioni, questo desiderio di una stretta relativa alle intercettazioni? Poi vedremo la domanda che ha fatto il dottor Gratteri oggi, la domanda di tutti quanti, dato che è stato smentito rispetto alle intercettazioni della mafia, il ministro della giustizia, come si comporterà rispetto alle intercettazioni per scoprire i reati da colletti bianchi, in un paese dove i colletti bianchi in carcere non ci vanno, spesso vengono anche arrestati ma poi escono dal carcere, spesso le forze dell'ordine neppure li possono arrestare perché hanno cambiato le leggi in questi anni. L'Italia è un paese dove esistono tante organizzazioni criminali che non avrebbero la forza che hanno senza chiaramente l'appoggio della politica, e lo vediamo dalle lunghissime latitanze agli appalti anche nel settore delle costruzioni, anche nelle ruberie all'interno della pubblica amministrazione. Ma in carcere con le colletti bianchi non ci vanno rispetto a quanti vanno in carcere in Germania, in Spagna e in Francia. È evidente che in questa fase drammatica ci vogliono far credere che il problema principale appunto sia il garantismo, le intercettazioni,
intercettazioni telefoniche che sono esagerate, che costano l'ira di Dio. Sappiate che l'Italia investe in intercettazioni, perché è un investimento, se consideriamo tutto quello che si riesce a recuperare grazie a delle indagini, circa 200 milioni di euro all'anno, che potremmo dire che è lo stipendio di Cristiano Ronaldo che percepirà nella sua attuale squadra, ma fondamentalmente è un quinto di quello dei costi in armamenti che noi abbiamo già inviato a Kiev negli ultimi mesi, o banalmente è un ottavo di quello che l'Italia ha speso per la costruzione del ponte sullo stretto, ponte che non esiste, che però è costato circa 1,3-1,4 miliardi di euro, la società Ponte S.p.A. e questo è costata, e tra l'altro è stata poi ricreata grazie all'ultima legge finanziaria. Per non parlare degli sperperi di denaro in opere pubbliche, pensate che a Roma esistono le vele di Calatrava, che è una struttura ormai fatiscente, costruita per i mondiali di nuoto. Sì, è una struttura molto grande che si vede da moltissimi luoghi della capitale, anche vicino a casa mia, dove accompagno mio figlio all'asilo, c'è una collina e da lì si vedono le vele di Calatrava che stanno a Roma Sud praticamente. Ecco, quell'opera è costata 400 milioni di euro, il doppio di quello che l'Italia investe in intercettazioni. Non è neppure vero, ce lo dirà il dottor Gratteri, questo abuso di intercettazioni, questa diffusione e no, utilizzo esagerato. L'Italia è uno dei pochi paesi in cui anche i servizi segreti devono chiedere l'autorizzazione alla magistratura prima di intercettare qualcuno. Non è che in America, in Israele o in Gran Bretagna, per non parlare dei paesi non democratici, prima di intercettare qualcuno i servizi segreti chiedono il permesso alla magistratura. Immaginiamolo, penso che quando hanno intercettato i servizi segreti americani, addirittura la Merkel tra 2012 e 2014, abbiano chiesto il permesso alla magistratura o ai procuratori americani. Ecco, tutte queste balle che vengono poi giorno dopo giorno, soprattutto propagandate dal sistema televisivo, questo in particolare Mediaset, è evidente che cercano di farci convincerci che questa sia un'emergenza nazionale. Balle! L'emergenza nazionale è la corruzione, sono le opere pubbliche che costano il doppio o alle volte il triplo rispetto ad altri paesi, è la mafia che si trasforma, che è camaleontica, che non è più magari la mafia degli anni 90, ma esiste e ha investito moltissimo anche in questi territori, è la legalità, anche l'idea di illegalità che si è diffusa nel nostro territorio, in un paese in cui essere furbi è più importante che essere bravi, è la mala politica, è la politica che commette reati e che non finisce in carcere, e sono appunto molti colletti bianchi senza i quali le organizzazioni mafiose non avrebbero il supporto, la forza che dimostra di avere ogni giorno. Io vi ringrazio, non ho null'altro da dire, soltanto da ascoltare quel che ci dirà Nicola e quel che ci dirà il dottor Gratteri. Ringrazio Luigi per questa iniziativa, ringrazio il dottor Gratteri per tutto il lavoro che fa, non soltanto come inquirente, come procuratore, ma anche come comunicatore, perché altra balla che ci dicono è che i magistrati debbano soltanto parlare in silenzio, restare in silenzio, non parlare, o parlare soltanto attraverso le sentenze. Chi combatte la mafia ha a che fare anche con un humus culturale da sconfiggere, e comunicare bene, raccontarci bene le cose, aprirci il cervello anche rispetto al loro lavoro è fondamentale appunto per sconfiggere quest'humus criminale che purtroppo coinvolge molti settori della popolazione, che ha caratterizzato la storia repubblicana. Grazie a tutti e grazie a lei. Buonasera a tutti, io mi scuso per il ritardo, ma la strada dalla scuola qua praticamente era impossibile arrivare perfettamente in orario. Sono Arpettiani, Antimafia 2000. Ho potuto sentire solo una parte di quello che hai detto, quindi magari dei temi li hai sicuramente già toccati. Tra l'altro, mentre venivo in qua, ho guardato un tweet di Berlusconi che diceva no, basta intercettazioni perché non tutti gli italiani sono mafiosi o terroristi, però magari lui che la mafia un pochettino l'ha pagata. Detto questo, il tema, penso, stasera sono tante cose che si potrebbero parlare, appunto la cattura di Messina Denaro, una riflessione sull'informazione mi viene da farla proprio perché vengo chiamato in causa in quanto informazione, per esempio proprio sulla cattura di Matteo Messina Denaro ci stiamo interessando più al gossip, quasi a questa sorta di voyeurismo di vedere il covo ogni giorno, un quadro diverso,
è stata una cosa, da un certo punto di vista, quasi imbarazzante. Come quasi imbarazzante, secondo me, inizia a diventare quello che si sta rischiando post cattura di Matteo Messinaro. Al di là di quello che può aver detto Scarpinato, possono anche pensare altre persone, se si è consegnato o non consegnato, non entriamo in questo momento in questa polemica. Però è ovvio che è dall'occhio del giornalista mi fa pensare molto, per esempio, che giusto in questo momento accade che si parla di determinate cose. E sempre in questi giorni si sta parlando di ergastolo ostativo in maniera molto importante, anche a livello dell'avvocatura, in ambienti anche politici, proprio la frase che si inizia a dire è proprio quella di dire: abbiamo arrestato Matteo Messinaro, quindi il soggetto, l'ultimo degli stragisti, è finita la mafia stragista, è il momento di rivedere le nostre leggi su ergastolo ostativo e 41 bis, che erano emergenziali. La politica deve fare questo, dicono questi soggetti. E a me mi preoccupa molto questo tipo di discorso, ma al di là delle argomentazioni che sicuramente il procuratore Gratteri, ma anche ormai già presidente, come devo chiamare, Nicola? No, sono ancora in carica. Sei ancora in carica, facente funzioni. sicuramente possono dirci di più di tante cose. Cioè, per esempio, mi viene in mente Nicola Morra è nel regno di Messina Denaro, mentre faceva le audizioni si è visto gente che arrivava davanti alla porta a sentire che cosa si parlava di massoneria oppure no. Cioè, il procuratore Gratteri in questi giorni è sicuramente uno di quelli che più di tutti si sta spendendo anche per mettere in evidenza quanto è importante l'uso delle intercettazioni, quanto è importante una riforma della giustizia seria, non come quelle che ci sono state ultime e come quelle che magari si vogliono portare avanti. La domanda già l'hai fatta tu, in realtà, per il procuratore: le intercettazioni quanto sono importanti oggi? Si dice, e ricollegate, perché non è solamente una questione, si dice è un problema di mafia, ma non è un problema di mafia, e lei nell'operazione ultima l'ha dimostrato che non è un problema di mafia, oltre al discorso della riforma Cartabia, che pone un problema serio se non c'è una querela per determinati tipi di reati, come possiamo, tra virgolette, difenderci. Ma intanto, siccome qua ci sono rappresentanti dei 5 Stelle, voi metà sarete almeno dei 5 Stelle, vi devo dire che il peccato originale dei 5 Stelle è stato quello che un minuto dopo che la ministra Cartabia è uscita da Palazzo Chigi, i 5 Stelle sarebbero dovuti dimettere dal governo. Perché grazie anche ai 5 Stelle è stato possibile oggi questo disastro che voi state vedendo ogni giorno. Cioè, se il governo è rimasto lì in piedi perché i 5 Stelle non hanno staccato la spina. Quindi ci vuole per coerenza, per serietà, ci vuole intanto un mia culpa. Intanto riconoscere, per essere credibili bisogna riconoscere gli errori, e ci vuole coraggio. In quel momento ci voleva coraggio. Io ero l'unico in Italia che parlava male di Draghi e della Cartabia, tutti gli altri zitti con la testa nella gabbia toracica. Quando il governo Draghi è caduto, tutti hanno incominciato a parlare male della Cartabia e di Draghi. Questa è la verità. E allora, se oggi noi ci troviamo ogni giorno a non poter chiedere o ottenere la custodia cautelare in carcere, e quindi non ottenere la custodia cautelare in carcere, se oggi la polizia giudiziaria, la polizia, carabinieri, guardia di finanza non possono arrestare persone nella flagranza del reato perché manca la querela, e anche grazie ai 5 Stelle. Detto questo, perché sennò sembriamo qua che facciamo il tifo per la squadra di calcio, no? Dobbiamo essere seri, per essere credibili bisogna essere seri e dire sempre la verità, altrimenti non si è credibili. Bravo, bravo. Oggi voi ancora gli effetti della Cartabia ancora non li avete visti, siamo all'antipasto degli effetti della Cartabia.
Poi vedrete quando si andrà a fare le udienze predibattimentali, poi vedrete cosa vuol dire quando ci sarà una condanna inferiore ai 4 anni che il giudice deve chiamare il condannato per discutere per una pena alternativa. Quindi anziché velocizzare abbiamo rallentato i processi, non velocizzato i processi. Poi, quando con l'improcedibilità, cioè la condanna in primo, una volta c'è la sentenza di condanna in primo grado, entro i 2 anni bisogna leggere la sentenza in appello di condanna. Altrimenti la condanna in primo grado è come se non ci fosse stata. Quindi voi immaginate tutto il lavoro degli investigatori, pubblici ministeri, giudici, poi si azzera, come se il processo non ci fosse stato, il fatto non ci fosse stato. Bene. I 5 Stelle cosa hanno pensato di fare? O meglio, il Presidente del Consiglio, il Presidente Conte, cosa pensa di fare? Trova questo escamotage, di fare un elenco di reati per i quali non c'era la mannaia dei 2 anni. Questo è stato un consentire, un ammortizzatore per arrivare all'approvazione. Bisognava invece essere duri. Fino a quando non si cancellava il termine improcedibilità non si andava avanti. Costi quel che costi nei confronti di chi? Questo si chiama coerenza. Ovviamente io in questo periodo io dovrei usare la bocca solo per mangiare e respirare, perché io tra il mese prossimo mi chiameranno il CSM per l'audizione per il posto di procuratore di Napoli, quindi io sono un folle stasera qui a venire a parlare, ma queste cose li posso dire anche la sera prima di andare in audizione al CSM, per chi mi conosce sa che io le ha dette dai 30 anni. Dico esattamente quello che penso, e se non posso dire la verità sto zitto. Per quanto riguarda quello che oggi si sta discutendo, di un fatto che non esiste, di problemi che non esistono, il ministro Nordio ha incominciato a parlare di intercettazioni telefoniche prima ancora che questo governo si formasse. Durante la campagna elettorale ha incominciato a dire che le intercettazioni non servono. Poi qualcuno di Fratelli d'Italia gli ha detto: guarda, che questo tema non è nel nostro programma, ed è stato zitto per un mese e due. Ora è ritornato alla carica e ogni 48 ore raddrizza il tiro, ogni 48 ore dice una cosa diversa, a seconda delle critiche, a seconda di chi magari gli dice guarda che questa cosa non esiste. Lui ha cominciato a parlare di un problema che sul piano normativo è stato risolto con la riforma Orlando sulle intercettazioni, sulla privacy, con la riforma Cartabia. Noi oggi in conferenza stampa, io volutamente faccio le conferenze stampa, proprio per dimostrare ai giornalisti il loro silenzio assordante. Quando la riforma Cartabia, che impedisce ai cronisti di documentare un fatto reato, io penso che un atto di democrazia, i cittadini di un territorio devono sapere cosa accade sul loro territorio, e oggi i giornalisti non possono scrivere quello che accade sul loro territorio. Però quando la riforma è stata fatta, nessuno dei giornalisti è andato lì a discutere, a parlare. Non so se è vero, ma mi pare di aver letto che il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, il sindacato dei giornalisti, ha detto che non aveva tempo per andare o che era impegnato in altre cose più importanti. E questo è poi quello che io ho letto, non ho visto la smentita il giorno dopo, 2 giorni dopo. Allora, quando i giornalisti mi dicono: ma procuratore, noi in questo modo non capiamo nulla, noi non stiamo capendo cosa è accaduto stanotte, dico: guardi, vada dai suoi editori, che parlino con i referenti politici che hanno in Parlamento e cambiate la legge, ma io non mi faccio prendere il procedimento disciplinare per accontentare voi, per farvi lavorare, poi perché la gente possa sapere quello che è accaduto sul territorio. Andate a contestare, andate a protestare. E allora
Quindi, premesso che il problema del quel termine aulico che è usato in Parlamento, dello sputtanamento, non esiste, perché ho sentito il garante della privacy, ha detto che da quando c'è questa riforma non c'è stato nessun caso di violazione della privacy, eccetera. Quindi sta discutendo di un problema che non esiste, che non c'entra nulla con quello che è l'obiettivo finale. Perché ci stanno ripetendo negli ultimi giorni che il problema è che le intercettazioni per reati di mafia e di terrorismo non saranno toccati. Ma noi non stiamo chiedendo questo. Questo era assodato, a questo non sareste mai arrivati, non si arriva a questo. Noi stiamo chiedendo un'altra cosa. Noi vogliamo sapere se le intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche saranno possibili per i reati di corruzione, concussione e peculato. Questo è il tema di tutto questo parlare e scrivere in questi giorni. Il tema è questo è lo snodo è questo, il resto sono chiacchiere. Questo è il punto: stabilire se noi possiamo fare indagini. Perché è importante il tema di perseguire i reati nei confronti della pubblica? Perché noi qualsiasi indagine andiamo a fare andiamo sempre nei quadri della pubblica amministrazione, arriviamo sempre nel mondo delle professioni, perché la mafia, l'andrangheta, che è la mafia più ricca perché riesce a portare tonnellate di cocaina a Milano, tutto l'interland di Milano è pieno di attività commerciali dell'andrangheta, alberghi, ristoranti, pizzerie, supermercati, e tutto questo è stato comprato con i soldi della cocaina. E allora le mafie vendono cocaina e comprano questo, però non sono in grado di fare riciclaggio sofisticato. Il riciclaggio sofisticato, per poterlo fare, hanno bisogno di rivolgersi a commercialisti, funzionari di banca, avvocati, esperti del mondo della finanza. E allora, se io parto ad intercettare il capomafia mi può dire, posso sentire al telefono, ci vediamo al bar. Per me è un dato importante. Io non sentirò mai un capo mafia che al telefono mi dice, che al telefono parla di un omicidio. Ma sapere che il capo mafia incontra tizio al bar, per me investigatore, per me magistrato, per me pubblico, è importantissimo. Perché voglio sapere chi è l'esecutore finale, il garzone di 'Ndrangheta. Io ci lavoro sul garzone di 'Ndrangheta, non sul capomafia, e dal garzone arrivo al capomafia, e dal garzone arrivo al mondo delle professioni, perché la cinghia di trasmissione tra il capomafia e il mondo delle professioni. Per questo mi serve il telefono, che costa 3 euro al giorno. Questa è la grande spesa. Allora, se le indagini degli ultimi anni, i processi degli ultimi anni mi dicono sempre più che l'andrangheta, che è presente, che è radicata in Lombardia, l'andrangheta non si trova a macchie di leopardo in Lombardia, è radicata in Lombardia, perché è la regione più ricca d'Europa ed è la regione a più alta densità mafiosa, perché le mafie vanno dove c'è denaro, dove c'è ricchezza, perché è più facile investire, è più facile mimetizzare la ricchezza. Come la Germania è il paese d'Europa più alta densità dranghetistica, così è l'euro e così è la Lombardia. Lo sta diventando anche parte del Veneto. Ma la Lombardia in questo momento è la regione dove c'è maggiore presenza di dranghetistica. Allora, se noi dimostriamo che dal punto di vista sostanziale, che la zona grigia, i colletti bianchi, sono sempre più intrecciati con le mafie, noi che facciamo? Ci mettiamo ora a disquisire partendo da un dato non vero, cioè partendo dal dato che costano le intercettazioni e quindi non dobbiamo farli, e guarda caso tocchiamo quelli che riguardano la pubblica amministrazione, e guarda caso. E allora io non posso stare zitto, non fosse altro per la memoria dei morti, non fosse altro per quello che abbiamo passato, non fosse altro per la vita che faccio io. E allora che senso ha questa mia vita da recluso? Almeno dico quello che penso. E non è un parlare al vento, perché
fare ragionamenti sistematici, cioè cominciare ad avere un'opinione pubblica, ad avere degli editorialisti, dei pensatori che cominciano a porre delle domande. Ieri ero a Piazza Pulita ieri sera. E poi c'è stato un dibattito dopo, nello step successivo. E quello è importante, perché lì c'erano giornali di sinistra, giornali di destra, giornali di... E ho visto che a un certo punto convergevano sul problema giustizia. Dicevano la stessa cosa, facevano le stesse analisi. Da angolazioni diverse, ma arrivano allo stesso punto. Quindi la discussione, quindi andare a spiegare in modo chiaro, preciso, senza tentennamenti e senza preoccuparsi di dispiacere il manovratore, servono. E allora le intercettazioni sono uno strumento indispensabile, anche perché, scusate, nessuno ha chiesto per quale motivo nel 2010 sono state bloccate le assunzioni delle forze dell'ordine. Da allora non sono state rimesse, mancano 18.000 uomini nei carabinieri, più di 20.000 nella Polizia di Stato, 9.000 nella Guardia di Finanza, 16.000 nella Polizia Penitenziaria. E io con chi lo dovrei fare? Non si fa la contestazione, cioè, in modo tradizionale come si faceva una volta. Ma cose da pazzi, premesso, ma anche se io avessi tutti questi uomini. Ma se la mafia commette i reati col telefono, noi non possiamo fare i discorsi degli anni 40-50 quando il maresciallo seguiva nella montagna il pastore che portava i sequestrati in montagna. Ma che discorsi sono questi? Siamo nel 2023, siamo nel mondo informatico, siamo nel mondo dove la penultima indagine che ho fatto io, l'Andrangheta spostava i soldi in 9 paesi del mondo per poi arrivare al riciclaggio finale, alla pulitura finale. 9 paesi del mondo. E tu ancora mi dici che le intercettazioni non servono. E ancora discutiamo che bisogna farli in modo tradizionale. E qual è il modo tradizionale? La zappa e il piccone, qual è il modo tradizionale? E allora incominciamo ad essere... A parlare del 2023, dell'oggi. Noi negli ultimi 5-6 anni, se volete saperlo, io ho sempre detto, perché per il mio lavoro io ho lavorato con tutte le polizie d'Europa, America del Centrale, America del Sud, America del Nord e alcuni paesi dell'Africa. La polizia giudiziaria italiana fino a 4-5 anni fa era la migliore del mondo. Io ho lavorato su tavoli con 16 paesi del mondo. Abbiamo fatto riunioni, c'erano rappresentanti di 16 stati come polizia e magistratura. A Washington, ad Atlanta, a New York. Allora, la polizia giudiziaria italiana dava le carte. C'era il capo dell'FBI messo lì che ascoltava. E noi parlavamo e noi dicevamo, tiravamo il filo d'Arianna a cosa bisognava fare. 16 paesi del mondo. Oggi, da 5 anni, che polizie di paesi europei, che noi abbiamo sempre considerato, non ve li dico che non voglio fare incidenti di privati, che noi abbiamo considerato di serie B, di serie C, oggi sono riusciti a bucare dei server, e loro, sistemi di intercettazione, che non hanno nulla a che fare con questo, non hanno fuori con sistema GSM, Skype, WhatsApp, nulla. Cioè sono dei server che loro utilizzano dei satelliti che noi non utilizziamo. Comprano dei telefoni che costano 3.500 euro, questi telefoni durano 6 mesi, e telefoni dove che non si possono fare fotografie, non so, cioè limitati solo a determinati servizi, quasi dei citofoni. Noi Italia da 5 anni non abbiamo bucato uno. 3 paesi europei che noi nella nostra testa, perché io ho fatto anche la strage di Duisburg e i tedeschi mi pregavano a dirmi Nicola, fai tu il processo in Italia perché lo facciamo qua in Germania e le salviamo tutti.
perché noi non riusciamo. Io andavo ogni settimana in Germania e sembrava che arrivavano non so chi. Venivano in Italia, erano terrorizzati, come lo sono terrorizzati ora gli olandesi, perché io 20 anni fa andavo a Rotterdam, parlavo col procuratore di Rotterdam e dico: guardate che qua c'è la 'Ndrangheta. Non sono stato ascoltato. Oggi, l'anno scorso, in Olanda hanno ammazzato un giornalista, un avvocato, un testimone di giustizia. Ora terrorizzati sono i due ministri. Nicola Morra mi ha chiamato alla commissione antimafia, li ho ricevuti e gli ho detto: ma voi vi ricordate quando io 20 anni fa vi ho detto che non state facendo quello che dovreste fare con il fratello 'Ndrangheta? E oggi dicono: noi siamo disposti a fare tutto. Noi abbiamo già stanziato 100 milioni di euro per costruire nuove carceri. Qua in Italia non si discute di questo. 100 milioni di euro. Cioè, loro, noi siamo pronti a copiare il codice penale italiano. Noi siamo pronti a fare qualsiasi cosa. Perché adesso in Olanda hanno la 'Ndrangheta, la mafia albanese, che non è la mafia degli assalti in villa, è una mafia ricchissima perché parte da uno Stato corrotto, da un paese corrotto, ed escono molto ricchi, e ora stanno discutendo e sono in joint venture con la 'Ndrangheta in Colombia per far arrivare tonnellate di cocaina in Europa. E la, è sempre in Olanda, e la mafia con due F, che è la terza generazione di nordafricani, che sono ferocissimi e sono violentissimi, e gli olandesi sono terrorizzati. Allora, torniamo all'argomento importante di prima. Quindi noi oggi abbiamo fatto passi indietro sul piano dell'informatica, della tecnologia, nel contrasto alle mafie. E noi oggi, e noi ancora stiamo a discutere del costo delle intercettazioni, quando già ormai le mafie sono andate avanti, cioè stanno comunicando su sistemi che noi non abbiamo, dei quali noi, i sistemi dei quali noi non abbiamo conoscenza, perché non abbiamo la tecnologia per entrare in quel sistema, mentre altri stati con polizia giudiziaria meno preparata, con un know-how inferiore rispetto a quella polizia italiana, non riesce a, sono riusciti a bucare. E sa che umiliazione, sa che cosa, quando mi chiamano da paesi europei e mi dicono: procuratore, abbiamo questo, le può interessare? Io corro, certo che mi interessa, certo che mi interessa, e vedo e leggo e sento il finimondo. Questi sono i problemi dei quali non si discute in Parlamento, i problemi dei quali non si discute a livello governativo, perché sono problemi, questi sì che non conoscono, perché non avendo mai lavorato, non avendo mai avuto tecnici che hanno questo target. Quando mi si parla a me di intercettazioni, io le ho inventate io le intercettazioni telematiche a Reggio Calabria, le sperimentazioni le ho fatte nel mio ufficio, con società lombarde, ho fatto io la sperimentazione, facevamo le simulazioni delle intercettazioni telematiche, perché le intercettazioni erano con gli RT 2000, 4000, 6000, 8000 sistema adatti. Poi arriva internet, e internet l'abbiamo sperimentato a Reggio Calabria. Tutte le fasi evolutive e di evoluzione le ho fatte io. L'ultimo listino l'abbiamo fatto nella commissione partendo dai tempi in cui Orlando era ministro, e si è conclusa adesso, e il 15 dicembre il ministro Nordio ha mandato a tutte le procure d'Italia il nuovo listino di intercettazioni telefoniche. Quindi se tu mandi questo listino vuol dire che ti va bene. E dopo aver approvato questo listino mi dici che ancora che costano e che non si possono sostenere. E mettetevi d'accordo e dateci una risposta. Ma ripeto e concludo, la mamma di tutte le domande è quella: sapere cosa intendono fare sulle intercettazioni che riguardano i reati contro la pubblica amministrazione. Tra l'altro, proprio nei giorni scorsi, in un altro incontro pubblico con alcuni imprenditori che avevano denunciato
denunciato la mafia, non avevano denunciato solamente la mafia, negli ultimi tempi avevano denunciato anche fenomeni corruttivi all'interno delle amministrazioni pubbliche. Cioè, di fatto erano preoccupatissimi perché dice, con questa situazione noi come possono chiederci di andare avanti nel nostro lavoro se poi dopo arrivano questi rimedi, tra virgolette, da parte della politica? Nicola Morra, in Parlamento fino a qualche tempo fa c'eri anche te, non è che ti faccio questa domanda qui, cosa si può aspettare dalla politica, però due cose. Il tema che ha portato avanti sicuramente il procuratore Gratteri è di rilievo, perché comunque appunto le risposte non arrivano e ogni volta una cosa che mi ha sempre colpito è che passano i governi, la riforma della giustizia è sempre al primo punto delle cose che devono fare, cioè sempre si parla di riforma della giustizia, sempre riforma della giustizia. L'altra cosa è sul fronte, il tuo pensiero, sul fronte di quello che è accaduto, che in questo tempo si dice abbiamo vinto la lotta alla mafia, però noi oggi siamo qui a parlare anche di questo. C'è un libro che parla fuori dai confini, l'Andrangheta nel mondo, scritto da Nicasio Gratteri, che poi se lo volete comprare, insomma, qui alla nostra sinistra, e rende non solo la visione, il procuratore prima diceva l'Andrangheta è radicata in Lombardia, l'Andrangheta in base a questo libro è radicata in più parti del mondo, penso che non c'è un continente forse che è escluso, forse l'Antartide. In Asia c'è. Quindi... Che in Asia, come arriva? Allora, intanto ringrazio tutti, però io sono un legno storto, d'altronde qua accanto ce ne sono altri, e quindi anche io devo dire qualcosa. Io non ho votato la riforma Cartabia. Esattamente come Alessandro ha abbandonato quella forza politica il cui capo politico, ricordo a me stesso, quella forza politica era nata per non avere capi politici. Poi però nel tempo si è data il capo politico. Però io ho il difetto della memoria, oggi è il giorno della memoria, e ancora Alzheimer non mi ha fregato, quindi fin quando non mi frega io ricordo. Benissimo, io non ho votato la riforma Cartabia, così come Alessandro ha tuonato contro quella norma che nel complesso ha iniziato a corrompere ancora di più l'ordinamento. Poi aggiungerò alcune cose perché Nicola Gratteri va anticipato quello che sarà, però a mio avviso bisogna aggiungere qualche altro particolare perché così avremo idea di che cosa ci attende. E non andate appresso a quelli che sì, ma così abbiamo attutito, abbiamo ridotto. No, avete permesso una valanga di stronzate. Allora, io vorrei far capire questo. Riforma della giustizia. Riforma della giustizia la si fa se si vuol far giustizia. Ma se tu chiedi al ladro di istruire un processo a carico del ladro stesso, il ladro te lo farà questo lavoro. Io ho imparato diverse cosucce, per non dire parecchie, studiando i testi di Gratteri e Nicasio, non solo, ma anche di Gratteri e Nicasio. E in un testo, poi forse il procuratore si ricorderà quale, si fa riferimento ad un dato storico, elezioni comunali di Reggio Calabria del 1869, vedete la memoria ancora funziona, ci sono due liste contrapposte, i filo sabaudi, i cosiddetti progressisti, quelli del politicamente corretto perché bisogna sempre inseguire l'innovazione, e dall'altro lato ci sono i sostenitori dell'ancien regime, quindi i filo borbonici. Al tempo votavano pochissimi, scendono in campo degli esperti di comunicazione politica, i De Stefano, e comunicano ammazzate, come si suol dire, che bisogna votare soltanto per una lista, cioè quella dei filo Savoia, dei novatores, dei progressisti. Perché la cosa più bella è far passare le peggiori
porcate, ammantandole. Oggi si parla del greenwashing, no? L'ENI è diventato non un inquinatore, bensì quello che dovrebbe essere ringraziato tutti i giorni perché ci fa star meglio, l'ENI. Ma non l'ENI di Enrico Mattei, l'ENI di Descalzi e di tanti altri. Ora, la riforma della giustizia, fin quando il Parlamento sarà in ostaggio di determinati gruppi di potere, che noi stessi però votiamo, non verrà mai fatto. Io ricordo di essere stato chiamato nel 2017, quando ancora Alessandro era a Montecitorio, guarda, c'è l'audizione in Commissione Giustizia del nuovo procuratore nazionale antimafia, cioè Federico Cafiero de Raho. Benissimo, vado, lo vado ad ascoltare. E Federico Cafiero de Raho chiede al Parlamento di poter avere uno strumento innovativo che dipende appunto dalla politica, e cioè un software, visto che qua si parlava di informatica, un software unico per poter far dialogare fra di loro i database, gli archivi di Agenzia delle Entrate, INPS, Camere di Commercio e Procura Nazionale Antimafia. Questo lo chiedevo nel 2017, nel 2023 non c'è. Non c'è. Così come, ricordo anche un'altra cosina, approviamo, e questo l'ho approvata anche io, la cosiddetta legge anticorruzione, cioè quella per cui qualcuno, riempendosi la bocca, e lo dico con grande rabbia, dice: ah, la spazza corrotti così adesso. Benissimo. Quella legge prevedeva la possibilità di avvalersi degli agenti sotto copertura, che sono cosa ben diversa rispetto agli agenti provocatori. Benissimo, che voi sappiate quante inchieste sono state realizzate grazie agli agenti sotto copertura? Ve lo dico io, zero. Sapete perché? Perché una legge, per essere perfetta, cioè per avere efficacia, ha necessità dei cosiddetti decreti attuativi, che sono frutto del lavoro dei ministeri. Quindi il Parlamento approva, poi la legge va perfezionata dai ministeri, i ministeri dormono, e quindi a distanza di 3 anni ancora non ci sono gli agenti provocatori, né probabilmente mai ci saranno, perché nei ministeri, controllati anche da alcuni M5S, maledizione, i ministeri non hanno fatto quello che avrebbero dovuto fare. Perché? Perché la corruzione è un reato endemico, per cui noi, fin quando non cambiamo marcia, noi avremo sempre difficoltà. Nelle carceri italiane, Gratteri ne vuole costruire ben di più. Io apprezzo, prima che questa volontà, un'altra proposta. Nelle carceri italiane marciscono tossicodipendenti a decine di migliaia, ed entrano che sono magari recuperabili, e quando ci stanno sono irrecuperabili. I tossici non li devi mettere là, ma li devi recuperare. Ma sapete qual è il trucco? Mi ha insegnato un grande filosofo medievale: Enzia non sunt multiplicanda praeter necessitatem. Noi, e questo il dottor Gratteri lo sa benissimo, facciamo processi per stronzate. Ma se tu fai il processo per una stronzata, tu sottrai tempo, risorse, aule di tribunale e così via per le cose giuste. E se non fai processi per le cose giuste, i tempi si allungano. E se si allungano, o la prescrizione, che qualcuno ancora desidera, o l'improcedibilità. E qua arriva ad un tema che voi lombardi dovreste ancor di più apprezzare. Nel corso dell'ultimo anno, in base a dati forniti dall'AIRTUM, trovate tutto sul sito, c'è stato un aumento di casi di tumore di 14.100 unità. A mio avviso, e lo dico da presidente della Commissione Antimafia, nei prossimi anni aumenteranno
e notevolmente reati ambientali. I reati ambientali, fra le altre cose, producono danno alla salute umana. Per esempio, intervenendo sulla catena trofica, cioè sulla catena alimentare, inquinando le falde acquifere, tu puoi indurre un ulteriore aumento delle malattie oncologiche. Poi, il nesso di causalità fra inquinamento, fra reato ambientale e insorgenza di un aumento di malattie oncologiche è difficile da provare, anche perché non interviene l'indomani, ma a seguito di anni e anni e anni. Risultato? Improcedibilità per i reati ambientali. I reati ambientali, dopo le battaglie che il Movimento 5 Stelle ha fatto per poter ottenere... Sì, però quelli ve li siete dimenticati. Come? Abbiamo dovuto digerire un progetto di legge, perché era della Camera, era a prima firma di un deputato, Ermete Realacci, del PD. Si decise, pur tuttavia è un'innovazione, è una conquista, perché finalmente nel nostro codice penale viene ipotizzato il reato di disastro ambientale. Benissimo, va bene, accettiamolo. E poi però, fatta la legge, trovata l'inganno, tu lo depotenzi, ciò che hai fatto, attraverso l'improcedibilità. Ma allora sei un venduto. E badate, badate, il sottoscritto ha istituito un comitato che doveva studiare le infiltrazioni nel mondo della sanità. Io provengo da una regione in cui alcune aziende sanitarie territoriali sono sciolte per infiltrazione mafiosa. Il dottor Gratteri, fra l'altro, probabilmente ha condotto qualche indagine sull'ospedale di Locri. Ma da noi non mancano, insomma, queste possibilità. Benissimo. Sapete che quel comitato non ha mai lavorato, perché le forze politiche non hanno mai designato i membri che avrebbero dovuto comporre lo stesso e poi farlo lavorare. Nel frattempo la sanità pubblica è sempre più in retromarcia, c'è sempre più il privato che conquista spazio e convenzioni. Mi pare che in Lombardia voi abbiate il gruppo San Donato. Number one, chi è il presidente del gruppo San Donato? Un siciliano di Agrigento, tal Alfano Angelino, ex ministro degli esteri, della giustizia, ma anche dell'interno. Posso aggiungermi un altro particolare, perché tanto io non ho peli sulla lingua, probabilmente mi troveranno cocaina in macchina oppure 18 amanti, non lo so. Il 12 si è pure te in macchina, quindi sta attento alle messe. Ah, meglio la macchina. Il 12 giugno del 2022 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha insignito Angelino Alfano il titolo di Cavaliere di Gran Croce. Il titolo più importante fra quelli che possono essere concessi in Italia. Io non riesco a digerire questi passaggi, anche perché Antonio Calogero Montante, detto Antonello Montante, qua Aaron mi seguirà, secondo alcuni specialisti è figlio di un'idea diabolica di un certo Piddu Madonia, che io, prima di concludere questa mia esperienza, sono voluto andare a visitare a Parma. È detenuto a spese dello Stato, frequenta insomma il 41 bis da parecchi anni a Parma. Secondo alcuni specialisti, secondo alcune ipotesi, Montante, il cavallo di Troia, che è stato inserito all'interno dell'amministrazione pubblica attraverso una raffinatissima strategia comunicativa mediatica, gli editori hanno i loro referenti politici, appunto per poter fare alcuni servizietti al loro interesse, al loro vantaggio e a danno della cittadinanza, che però beve tutto e dorme solitamente. Benissimo, Montante
secondo le dichiarazioni di 4 o 5 collaboratori di giustizia, sarebbe stato costruito come mito dell'antimafia finta. Pensate che era diventato referente nazionale di Confindustria per la legalità, perché aveva fatto espellere da Confindustria Sicilia tutti gli associati che pagavano il pizzo, perché giustamente non si poteva abbassare la testa nei confronti di Cosa Nostra e quindi non si doveva pagare il pizzo. Quanti sono stati gli espulsi? Zero. In Sicilia, ricordate che nella regione di Pirandello il teatro è pane quotidiano, e quindi zero espulsi, referente nazionale della legalità. Montante, in funzione di questa costruzione scenica, è stato messo dall'allora ministro Alfano, con la predisposizione del documento da parte del capo di gabinetto di Angelino Alfano, cioè Luciana Lamorgese, è stato messo nel comitato direttivo dell'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati. Quindi notate che raffinatezza. Tu Stato mi fotti il patrimonio, mi sottrai le aziende, mi sequestri e confischi appartamenti, terreni, e io metto un uomo mio nel comitato direttivo e quindi mi riprendo tutto. E noi a questo signore, messo sotto indagine per associazione delinquente e stampo mafioso nel 2015, noi abbiamo elevato il livello di protezione per volontà di Angelino Alfano. Quindi un indagato per mafia che interloquisce con il ministro dell'interno, Angelino Alfano, a capo del gruppo San Donato, e tutto su fonti aperte. Chi vuole, trova. Deve imparare a distinguere fonti serie da fonti poco serie, perché è la cosa migliore, sporcare un poco. Perché poi ci sono anche i finti miti dell'antimafia, che sono quelli su cui scriveva già un certo Leonardo Sciascia. E guardate che ce n'è di nomi impressionanti. Fatto sta, Aaron, che questo è un paese che nasce attraverso accordi con poteri criminali che supportano classi dirigenti e che vogliono sfruttamento dei poveracci, così si sarebbe detto un tempo, e quegli accordi sono sempre esistiti, per cui io mi permetto di fare questa distinzione. Molti hanno dato rilevanza alla cosiddetta trattativa come motivo per cui sarebbero state realizzate le stragi. Ma guardate che lo Stato ha sempre trattato con Cosa Nostra, con la picciotteria, con la camorria e così via, con Osso, Mastrosso e Carcagnosso e tutto il resto, da sempre. Il procuratore Gratteri ricorderà benissimo quello che si sa e quello che tanti hanno scritto in merito al summit di Montalto 1969, in cui gente di estrema destra, gente dei servizi, incontrava pezzi da 90 dell'andrangheta Aspromontana e Regina, e poi da lì a qualche mese i moti di Reggio Calabria. E a Reggio Calabria, badate, si è realizzata un'esperienza politica per la prima volta nel nostro paese, perché pur di non far andare ad amministrare la città il movimento sociale, si decise di realizzare un accordo che anticipò i governi di solidarietà nazionale. Questo pochi lo ricordano. E badate, quando si va a trattare con il diavolo, alla fine ci si sporca. E allora, riforma della giustizia, io ho paura di separazione delle carriere, che è inutile. E questo lo prevede anche la Cartabia, sottoposizione dell'ordine giudiziario all'esecutivo. Quindi se la magistratura deve, per esempio, perseguire in primis i reati indicati annualmente dal Parlamento, in Parlamento c'è una maggioranza che supporta l'esecutivo, allora bisognerà perseguire il reato alfa e dimenticarsi il reato beta. Quando però il reato beta, per esempio i reati ambientali,
è il reato più commesso da finanziatori di certi soggetti politici, poi non ci si deve stupire. Però, e qua arrivo al dunque, la colpa è anche nostra. Io voglio bene ad Alessandro, e lui lo sa. E ho letto che Alessandro andrà a Sanremo. Farà... Pensavo che cantasse. Però ho letto di un controfestival organizzato da Carlo Freccero, che è una persona che io stimo. Io, da decenni, il festival di Sanremo non esiste. Perché è quel tipo di informazione cosiddetta, è l'infotainment, così dicono gli anglosassoni, mischiare informazione e comunicazione che sa di intrattenimento, con cui sporchi le acque e avveleni i pozzi. E allora, noi stiamo vivendo giorni tragici. Qualcuno ha deciso di mandare ulteriormente armi. Guardate, prima si faceva riferimento alle armi, e qua concludo. Open e Repubblica sono stati gli ultimi due giornali, gli unici due giornali che in Italia hanno scritto di qualcosa che anche il dottor Gratteri ha sottolineato. Quando abbiamo mandato la prima volta le armi in Ucraina, i militari ucraini hanno testato le armi e sapete che cosa hanno detto? Non ci servono, sono antiquate, non le utilizziamo. Allora restituitecele. No. Molti dei Kalashnikov di cui si servono i miei amici calabresi, nonché insomma clienti del dottor Gratteri, oppure sopra Rizziconi, sopra Cinque Fronti, insomma sono zone che conosciamo, attraverso intercettazioni si era saputo che c'era, così l'avevano trovato per caso, un bazooka. Da dove vengono quelle armi? Il mercato delle armi com'è che si fa crescere? Perché le armi non si trovano su eBay, cioè mi serve un carro armato, un Abrams, Mandel, no. E allora tutto questo è funzionale ad approvvigionare certi poteri criminali di cui molto spesso gli stati si servono per fare schifezze. Allora dipende da noi aprire gli occhi. Volevo dire un'ultima cosa, scusatemi, non sono logorroico, non picchiatemi, però non è stato Napolitano a non volere il dottor Gratteri ministro della giustizia. Lo scrive esattamente Matteo Renzi, né il mostro. Se non è stato querelato, evidentemente qualche cosa c'è. Sapete chi, secondo Matteo Renzi, ha raggiunto Napolitano affinché il dottor Gratteri, che è un legno storto per cui non lo si può controllare, neanche la moglie lo riesce a governare. Neanche la moglie. Il procuratore capo di Roma dell'epoca, vi faccio nome e cognome, Giuseppe Pignatone, attualmente presidente del Tribunale Vaticano. Un parlamentare proveniente dalla magistratura e con un importante incarico istituzionale. Ce n'è uno che in particolar modo mi viene in mente, un presidente del Senato. No? No. Questo è datato 2014. E poi, scrive sempre Matteo Renzi, alcuni leader delle correnti della magistratura. Matteo Renzi non è stato raggiunto da querela per quello che ha scritto. E certo. Ma si sapeva. No. Comunque Napolitano sarebbe potuto pure opporre, no? Ovviamente. La responsabilità finale ce la presenta. Ma fa parte dello stesso circuito. Bisogna cambiare sistema. Sono, visto che penso che siamo ormai quasi alla conclusione. Riascoltiamo dottor Gratteri un attimo. Sono d'accordo con lei, concussione, corruzione e peculato, assolutamente.
per l'abuso d'ufficio. Oh, due parole, però. Due parole. E un'altra per Di Battista. Allora, l'abuso d'ufficio... Perché non contrastate a sufficienza i vostri ex che crescono? Allora, l'abuso d'ufficio, l'abuso d'ufficio è stato modificato più volte proprio per rendere impossibile la contestazione. Io ritengo comunque sia che serve, e perché ci consente di iniziare a lavorare, non ci dà la possibilità, subito dopo c'è un Tangentopoli, ricorderete, è stata abbassata la pena edittale sotto i 5 anni per impedire l'intercettazione, perché durante Tangentopoli qui a Milano si è partiti sempre dall'abuso d'ufficio con l'intercettazione, e poi si è arrivata a dimostrare la corruzione, la concussione, peculato, e poi è stato possibile, poi ovviamente con le confessioni, perché ci troviamo davanti a gente non abituata a carcere, quindi si mettevano in fila indiana per dire qualsiasi cosa, pur di non andare in carcere. Ma l'abuso d'ufficio io ritengo che debba rimanere, anzi andrebbe migliorato. Purtroppo immagino, penso che si faranno delle modifiche per impedire che lo si lasci formalmente, ma nella sostanza non si riuscirà mai a contestare. Purtroppo ci si sta concentrando su quello che non è emergenza, mi spiego meglio. In nome del PNRR, dei soldi, cioè, perché noi in Europa siamo diventati degli accattoni, no? Noi in Europa, noi in Italia legiferiamo perché se no l'Europa non ci dà i soldi, non facciamo le modifiche normative perché servono per gli italiani, per la vivibilità degli italiani. Comunque, punto a capo. Cosa abbiamo fatto in nome di questo? Cioè, noi la modifica Cartabia, abbiamo visto la riforma Cartabia, abbiamo visto che scientificamente abbiamo visto che di fatto rallenta la velocità anziché velocizzare i processi. Ma noi oggi non ci stiamo occupando di migliorare il sistema giustizia, non ci stiamo occupando di perché, ad esempio, nel 2014 è stata portata l'età pensionabile dei magistrati da 75 a 70 anni, e non ne capisco la ragione. Oggi un uomo di 70 anni è come uno di 55 anni di 30 anni fa. Oggi se il Presidente Mattarella può fare il Presidente della Repubblica e ha più 80 anni, mi spiegate perché uno a 70 anni non può continuare a fare il presidente di tribunale, il presidente di corte d'appello? Non è che sia un minatore che deve andare in una solfatara, stiamo parlando di una persona che deve a quel punto solo dirigere un ufficio con la sua esperienza, con la sua saggezza e con la sua capacità. Quindi non capisco perché non si possa, in un momento in cui mancano 1700 magistrati, in questo momento mentre noi parliamo, se noi portassimo l'età pensionabile anche su base volontaria da 70 anni a 75, noi recupereremmo ogni anno almeno 300 magistrati, più i 200-250 che si riesce a nominare con i concorsi nuovi. Noi nell'arco di 4-5 anni potremmo coprire la pianta organica. Poi potremmo, tutti i tribunali piccoli dovremmo chiudere, dovremmo accorpare, non ha senso che a 20 km di distanza, a 30 km, oggi ci si sposta più col calesse o con l'asino. Oggi ci sono anche in regioni come la Calabria, come la Basilicata, come c'è la possibilità di muoversi con le macchine in modo un po' più veloce rispetto a 30 anni fa. Allora incominciamo ad accorpare questi tribunali, perché noi intanto non dobbiamo toglierci dalla testa che dobbiamo considerare un ufficio giudiziario come un indotto, ma come un servizio, e quindi si è visto statisticamente che i tribunali piccoli e i tribunali molto grandi non funzionano bene quelli medi. Allora chiudiamo questi piccoli, perché in ogni tribunale ho bisogno di
un presidente di un ufficio di cancelleria, un ufficio di regione, di un autista, di una... Se io li accorpo, tutte queste spese fisse li abbatto, li tolgo. Poi non capisco perché, in questo momento, mentre noi parliamo, ci sono circa 250 magistrati fuori ruolo. Vuol dire magistrati che, anziché fare, scrivere sentenze, fare i pubblici ministeri, quindi fare il lavoro per cui hanno vinto il concorso, si trovano al Ministero degli Esteri. Ma se tu hai bisogno di un tecnico al Ministero degli Esteri, nomini un professore associato di diritto europeo, un professore associato di diritto internazionale che ti costa esattamente la metà come stipendio rispetto al magistrato. E il magistrato scrive sentenze. E incominciamo a recuperare. Lasci i magistrati solo per l'ufficio legislativo del Ministero, capo di gabinetto, ufficio ispettivo. Il resto non c'è bisogno. Il resto non c'è bisogno. In tutti i ministeri, il Ministero del Lavoro, ci sono 3-4 magistrati. E li fa rientrare a scrivere in questo stato di emergenza. Dice, il CSM giustifica sempre, dice, sarebbe uno sgarbo istituzionale perché ce lo chiede il ministro. Ma qual è lo sgarbo istituzionale? Gli si dice, guarda, al Ministero degli Esteri ti servono professori internazionali, professori di diritto europeo, che ti costano la metà come stipendio. Un professore associato guadagna 3.000 euro al mese, a fronte di un magistrato io guadagno 7.000 euro al mese perché ho la settima valutazione, quindi io prendo il doppio di un professore associato, e allora il magistrato torna a fare il magistrato. Poi noi dovremmo fare delle iniezioni vere di informatizzazione. Noi ancora facciamo la notifica con la polizia giudiziaria. Noi ancora ogni mattina abbiamo 4.000 carabinieri in Italia che vanno in giro a fare i messi notificatori, quando bastava dire che chiunque ha compiuto 18 anni deve avere una PEC, e se indigente lo Stato gli paga la PEC, io su quella PEC gli mando tutto. Ogni volta che voi vedete in televisione che facciamo quelle operazioni, noi spendiamo mediamente 70-80 mila euro di carta per notificare le ordinanze di questo contrario. Allora io ho detto, ma non adesso, 20 anni fa, compriamo 100.000 tablet, facciamo una gara europea, facciamo una gara dove un tablet ci costerà poi 200 euro. E allora io gli notifico l'ordinanza di custodia cautelare con una PEC. Questo tablet può solo ricevere, e quindi io mando l'ordinanza di custodia cautelare, la decisione del tribunale del riesame, la sentenza di primo grado, l'appello, il ricorso per Cassazione, tutto ciò che riguarda la vita del giudice dell'esecuzione, del giudice di sorveglianza. Quando finisce la pena, questo tablet lo riporta all'ufficio matricola, l'ufficio matricola gli fa un CD o una penna USB, e questo tablet si pulisce e viene consegnato al detenuto che entra dopo. E così, cioè solo in questo modo si può risparmiare, con l'informatizzazione, ma applicata in modo intelligente. Voi immaginate 4.000, ogni giorno 4.000 carabinieri in giro, quanto costano? Non è solo il costo del lavoro, la macchina che si sposta, e il carabiniere che viene distolto da quelle, certo, che sono le sue funzioni, perché lui ha fatto in funzione del carabiniere. Ma poi tutta la procedura, come potrebbe essere snellita con la posta elettronica certificata, con le PEC, ma fare queste cose vuol dire, perché l'informatica ha un brutto difetto, abbatte il potere discrezionale dell'uomo. Quindi non posso dire poi che la notifica, l'ufficiale giudiziario ha sbagliato il numero civico, è andato lì invece di numero 6, non ha visto bene il numero 8 e quindi non ha trovato la persona. Perché la PEC non sbaglia, la PEC riceve, io ricevo l'attestazione che ha ricevuto il destinatario. Ma queste cose, ripeto, non si fanno perché si ha paura dell'informatica, perché noi quando nasce un bambino... E oltre al ciuccetto gli diamo il tablet nella culla, così non ci disturba, così non piange. Però poi, quando si tratta di utilizzare la PEC per motivi di giustizia, no, poi là non siamo ancora a penne e calamaio. Volevo rispondere alla domanda del signore. Innanzitutto, da dove siamo poi in terra lombarda,
mi piace sempre ricordare Gian Roberto, perché il discorso che lei faceva, dottore, sulla tecnologia che toglie potere discrezionale, Gian Roberto lo faceva con la democrazia diretta, ovviamente costruita grazie alla tecnologia, per togliere potere discrezionale ai parlamentari della Repubblica e obbligarli a seguire il programma con i quali erano stati eletti. Questo diceva sempre Gian Roberto, no? La democrazia diretta, alla quale dobbiamo ancora arrivare, e fondamentalmente ci sono voluti decenni, anzi secoli, per buttare giù le monarchie in favore della democrazia rappresentativa, riuscirà a colpire e abbattere anche la stessa democrazia rappresentativa, che oggi rappresenta sempre meno persone, fate caso appunto all'astensionismo crescente. Quindi ci ho rivisto la stessa battaglia che faceva Gian Roberto. Il signore prima ha detto: perché non attacchi più i tuoi ex del Movimento 5 Stelle? Ok. Io ricevo critiche perché per qualcuno del Movimento 5 Stelle sono troppo duro con il Movimento 5 Stelle, quando banalmente ricordo nelle televisioni nazionali che, esattamente quello che ha detto il dottor Gratteri, se esiste la legge Cartabia, il principale responsabile è il Movimento 5 Stelle, in quanto forza maggioritaria come numero parlamentare la scorsa legislatura, che ha votato, dopo aver leggermente migliorato quella legge, avallandola però anche con quei miglioramenti, avallato la legge Cartabia. Punto. Io racconto la verità e mi becco le critiche a mi attacchi troppo il Movimento 5 Stelle perché sono comunque meglio degli altri. Non c'entra niente, questo è un ragionamento da tifosi, e il problema in Italia rispetto anche all'approccio alla politica sono gli hooligans, i quali giustificano l'ingiustificabile perché gli altri sono peggio, ma che me ne frega a me. Non facciamo parte di una forza politica che è entrata in Parlamento dicendo: non voglio scegliere tra il meno peggio ma voglio il meglio. Secondo, e lo dico siccome il dottor Gratteri pure da Floris ha detto questa roba qua, ha ragione, Nicola è stato espulso dal Movimento perché ha votato contro il governo Draghi. Io vi racconto questa cosa: nell'agosto del 2020, subito dopo che Draghi partecipò al meeting di Comunione e Liberazione dicendo: esiste il debito buono e il debito cattivo, e tutti bravo, bis, cioè una roba banale, grazie al cavolo, esistono denari che si buttano come la guerra in Afghanistan o il TAV, e denari invece che si investono. Però tutti i giornalisti sembravano calboni di Fantozzi quando arriva il mega direttore galattico. Che bravo, che genialità che ha detto Draghi. Lì un ministro dell'attuale governo, però questa fu insomma, devo anche rispettare una fonte perché ci ho scritto un libro, mi disse che parte del sistema anche politico stava già lavorando alla sostituzione di Conte con Draghi già nell'agosto 2020. Tant'è che io scrissi un articolo, l'apostolo dell'elite, attaccando Draghi, quando Draghi era... è un pezzo grosso chiaramente delle istituzioni, ma non si pensava, nessuno immaginava che diventasse Presidente del Consiglio, tra l'altro neppure lui ha accettato di diventare Presidente del Consiglio perché gli hanno promesso di farlo Presidente della Repubblica. Quando l'hanno trombato, scusate il termine, come Presidente della Repubblica, lui ha fatto lo schizzinoso e ha montato quella roba, anche grazie a Di Maio che ha commesso questo errore storico, è stato, come dire, fregato in un certo senso, perché gli avranno detto: fai casino, fai la scissione, così la legislatura prosegue, e poi c'è stato il piano inclinato, hanno provato a dare la colpa agli altri, ma fondamentalmente Draghi non voleva più fare il Presidente del Consiglio perché non l'ha mai voluto fare. Questi uomini sognano appunto il Quirinale, e lui sogna tuttora di diventare Presidente della Repubblica, spera che Mattarella si possa dimettere come Napolitano prima, secondo me Mattarella resterà Presidente fino alla fine, magari pure per un terzo mandato, e che ormai evidentemente si può fare, però questa fu la storia. Io tutto questo l'ho sempre detto. Poi oggi, perché non vado contro il Movimento 5 Stelle, pur ricordando la questione delle armi, perché il decreto madre sull'invio di armi ha ottenuto il voto del Movimento 5 Stelle? Perché in una fase così drammatica io sono altamente spaventato per quel che potrebbe accadere appunto in Ucraina, sono spaventatissimo, perché se ci avessero detto l'anno scorso, quando si parlava soltanto di armi difensive, vi ricordate, che l'Europa avrebbe mandato carri armati per fronteggiare la futura, poi ormai lo diamo per scontato, offensiva russa, e se ci avessero detto appunto che addirittura un ministro degli esteri importante, un ministro degli esteri tedesco, una verde, avrebbe detto che sostanzialmente siamo in guerra contro la Russia, io devo capire perché dobbiamo essere in guerra contro la Russia, perché non fanno esprimere il popolo in un certo modo, perché non esistono dibattiti del genere. In questa fase io non è che dimentico quell'errore, ma spero che altre forze politiche si possano rendere conto del dramma che stiamo vivendo, proseguendo a alimentare questa guerra. Quali?
chiunque, guarda, non me ne frega niente. Se un ma lo so, infatti, hai visto, attacco chiunque, cerco anche un minimo di smuovere e probabilmente sono stato uno dei primi a scagliarmi contro le sanzioni, non perché non consideri vergognosa l'invasione, una guerra preventiva, ma perché, avendo anche conosciuto la Russia personalmente, sono stato 2 mesi, so che non funzionano né dal punto di vista politico né economico, perché è complicato buttare giù un paese che è autosufficiente dal punto di vista energetico, di produzione di fertilizzanti, alimentare e anche rispetto all'acqua, perché è enormemente ricco di acqua dolce. In più ero convinto che gli armamenti, inviare armi, avrebbe non soltanto causato e provocato l'escalation, ma anche tolto all'Italia quel ruolo che stanno interpretando politici di più come Erdogan o Orban. Questa è una roba drammatica, ovvero di mediatore anche per i rapporti storici che l'Italia aveva prima con l'Unione Sovietica e poi con la Russia, perché guardate che Mattei, che ha citato prima Nicola, fece accordi con l'Unione Sovietica. Si celebra l'avvocato Agnelli, perché per l'amor di Dio, ecco, Agnelli strinse accordi commerciali con tutta la nomenclatura sovietica quando portarono le fabbriche Fiat a Taliati-Grad nella regione del Volga, con operai italiani che andarono a formare operai sovietici, e l'Italia si arricchiva grazie a quei contratti. L'abbiamo sempre fatto, anche grazie alla presenza di un partito comunista sul territorio italiano molto molto forte e relazioni tra politici comunisti e sovietici. E noi, che avevamo quel ruolo incredibilmente significativo, lo abbiamo gettato per ubbidire ai diktat, appunto, della NATO o anche della Commissione Europea, che a mio avviso oggi è diventata un'appendice della NATO stessa. Guardate quel che dice la von der Leyen. Però io oggi devo provare un minimo, come dire, non a buttare la croce addosso al movimento per quell'errore che non dimentico, ma a tentare il più possibile, perché chiunque ha una voce ha il dovere di esprimerla. In questo momento, per me, io sono più spaventato oggi di 3 mesi fa, per far sì che, dato che la pubblica opinione, la maggior parte della pubblica opinione è contraria all'invio di armi in Ucraina, a questa escalation e all'assenza totale di una visione negoziale. Non c'è un politico che è stato capace di formulare una proposta di risoluzione diplomatica della crisi. Oggi l'Europa dovrebbe dire, dato che stiamo per inviare altri carri armati, Putin disponibile a interrompere immediatamente le forniture di armi in cambio di un immediato cessato il fuoco. Putin questa roba se la gioca in paese, dice: ah, si sono cagati sotto, avete visto, ce la possiamo fare. Non ce ne frega niente delle questioni interne alla Russia, fatti loro. Quello che ci dovrebbe interessare è il cessate il fuoco o no, dato che muoiono civili in divisa, i soldati sono civili in divisa, dato che le armi arrivano pure in Calabria, dato che muoiono persone di fame per la crisi economica e alimentare, e dato che la stessa Europa, come, diciamo, come istituzione in crisi politica, oggi è diventata proprio un continente inutile. E diceva bene il dottor Gertieri, l'Italia, quello che cerca dal continente inutile sono soltanto i quattrini, perché questo dicono i politici: se non facciamo questa legge per velocizzare i processi, che poi non li velocizzano, li cancellano, non ci danno i quattrini, non si fa più quel che è giusto ma soltanto quel che conviene a livello finanziario. È sconvolgente dal punto di vista politico questa roba, però noi dobbiamo provare a stare lì e tentare di aggregare. Se oggi io mi metto a ogni giorno a ricordare, e lo faccio ogni tanto, quel peccato originale che non dimentico del movimento che ha votato a favore dell'invio delle armi, in un certo senso rafforzo coloro che ancora non si sono convinti o non si lasciano convincere, non hanno il valore per lasciarsi convincere. Io faccio questo ragionamento perché, come dire, la posta è molto più alta, perché io temo fortemente quel che potrà avvenire nei prossimi mesi. Temo che addirittura si possa arrivare a un coinvolgimento più diretto, lo temo. Perché già oggi leggevo delle notizie che addirittura dall'Ucraina hanno chiesto a altri paesi dove si sono rifugiati dei giovani disgraziati che sono fuggiti giustamente dall'Ucraina di aiutarli a riportarli in Ucraina per mandarli a fronte. Siamo a questo livello, con i russi che stanno facendo una nuova mobilitazione, siamo a questo livello. Una guerra che è stata del tutto nascosta dal punto di vista mediatico, e noi stiamo a parlare oggigiorno molto di più delle intercettazioni telefoniche, il cui valore ci ha descritto il dottor Gratteri, rispetto al pericolo di una terza guerra mondiale. Pensate a quanto è importante la comunicazione, quanto è importante anche, come diceva prima Nicola, il nostro dovere ad aprire gli occhi e soprattutto a non lasciarci distrarre, perché distrarre significa separarci, portarci in posti diversi. Questa è la distrazione che quotidianamente vi è, perché non si può tollerare ascoltare soltanto scemenze quando veramente è a rischio l'umanità. Io temo che sia a rischio l'umanità. Non è che la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale sono nate anche quei politici
non pensavano di finire in quegli orrori. C'è un bellissimo video del professor Barbero che racconta come nascono le guerre, come scoppiano le guerre mondiali, e racconta come è scoppiata la prima guerra mondiale. Non si immaginavano quel massacro. L'escalation, da cosa nasce cosa, il famoso piano inclinato. Anche la seconda, non lo pensavano, eppure ci si è arrivati, con decine e decine di milioni di morti. E già ci sono, perché 350.000 morti in Ucraina. Ci sono, anche se la comunicazione ci fa credere che muoiano solo i russi non vogliono andare al fronte e scappano dalla Russia, e molti ce ne sono, come se gli ucraini, tutti volontari, tutti felici, non muoiono, come gli americani nei film americani, che muoiono soltanto i vietnamiti, o non lo so, però, questo è il senso. Ma figuriamoci, ma figuriamoci. Perché l'Europa da credito? Ma hanno studiato. Esatto, però scusate che ho parlato di cose, dottor Gratteri, giustamente. Io ho finito, grazie a tutti, però volevo spiegare. No, volevo fare una domanda, ma hanno studiato volevo ricordare un'ultima cosa, giusto politica. Per farvi ragionare tutti, perché il dottor Gratteri ci ha lanciato degli input. Noi siamo andati col cappello in mano per prendere i soldi del PNRR, sono 240 miliardi scarsi in 6 anni, cioè neanche 40 miliardi di euro l'anno. Il bilancio dello Stato è di circa 1.000 miliardi di euro l'anno, quindi noi ci facciamo prendere per il naso, tipo bovini, e andiamo appresso a quelli che ci dicono state attenti al 4% perché del restante 100% ci occupiamo noi e ancora dormiamo. Grazie, grazie a tutti.